Vi siete mai domandati come mai i coreani amano così tanto i brand di lusso, in particolare le borse, e soprattutto questi coreani come fanno a permettersi di comprarsi tutti questi prodotti griffati? Perché i costi sono alti e se si guardano le news in Corea sembra che in Corea sia difficile trovare il lavoro, non fanno figli perché non hanno soldi, le case costano tantissimo. Quindi come fanno i coreani a essere pieni strapieni di questi prodotti di marchi fashion di lusso? Oggi andiamo ad analizzare la situazione e vi svelerò il loro segreto. Prima però di spiegarvi come fanno questi coreani a comprare tutte queste cose di lusso, vorrei ringraziare lo sponsor di questo mese che aiuta a sostenere il nostro canale. Surfshark. Esiste ancora qualcuno di voi che non l'ha scaricato? Spero di no, perché veramente ne parliamo da anni ormai ed è il mio VPN di fiducia che non mi abbandona mai. Lo utilizzavo quando ero in Corea, lo utilizzo adesso che sono in Italia. Si tratta di un plugin, quindi da installare su, per esempio, il vostro computer o un'applicazione per il cellulare o tablet che vi permette di far finta di essere in un'altra nazione. Quindi voi state navigando dal vostro computer, però il vostro computer non pensa che voi siate in Italia, per esempio, ma potete scegliere tra le altre nazioni e quindi far credere al vostro computer di essere in un'altra nazione. E questo vi torna utile per una serie di motivi. Per esempio, se volete vedere dei contenuti che sono bloccati nel vostro paese, per esempio italiani all'estero, lo so, se volete vedere la Rai o la Mediaset non lo potete fare perché sono appunto bloccati all'estero. Però se avete un VPN come Surfshark, basta che impostiate Italia. E all'improvviso il vostro computer penserà di essere in Italia, la Mediaset e la Rai penseranno che voi siete in Italia e vi faranno vedere tutti i programmi. Stessa cosa se volete vedere, che ne so, librerie di Netflix di altre nazioni. Oltre a questo, comunque, è molto importante perché protegge la vostra privacy online, soprattutto se fate molto shopping online, eccetera. Comunque, navigare utilizzando un VPN è molto, molto più sicuro. Con il nostro codice sconto, tra l'altro, potete avere 3 mesi gratis e l'abbonamento lo potete tranquillamente condividere anche con i vostri amici, perché può essere utilizzato su dispositivi illimitati. Comunque, se volete saperne di più, vi lascio tutte le informazioni qui sotto. Giusto per farvi capire quanto effettivamente i coreani amino i brand di lusso, vi faccio un paio di esempi. In Corea c'è la borsa Chanel, quella medium classic flat bag, che costa più di 10.000 dollari e in Corea è conosciuta come la borsa degli ospiti al matrimonio. E dici cosa vuol dire questa cosa? Viene chiamata così proprio per la sua popolarità tra i partecipanti ai matrimoni che scelgono appunto proprio questa borsa per partecipare al matrimonio. Quindi diciamo che se andate in un matrimonio coreano c'è un'alta percentuale di partecipanti che avrà questa borsa da 10.000 dollari. Allo stesso modo, anche la borsa di Louis Vuitton, la Spediteri, di un prezzo decisamente più basso, però comunque si tratta di una borsa che costa più di 1000 euro, è soprannominata in Corea la borsa dei 3 secondi. La borsa dei 3 secondi per rimarcare il fatto che sia facilissimo trovarla in giro, cioè ogni 3 secondi vi capiterà in Corea di vedere qualcuno che ha questa borsa di Louis Vuitton. Le borse di lusso in Corea, infatti, sono molto importanti, soprattutto durante eventi come, per esempio, appunto, può essere un matrimonio, perché vanno a mostrare lo status sociale e il successo della persona che effettivamente la indossa. Quindi, se hai una borsa di marca, già le altre persone ti vedranno come una persona di uno status sociale alto e quindi si comporteranno con te in un modo diverso. Almeno questo qua è il motivo per cui le persone appunto utilizzano questa tipologia di borse. Ora, questa è una cosa abbastanza comune in tutto il mondo, non è una cosa legata solamente alla Corea. Però quello che fa notizia è la quantità, il livello a cui la Corea è arrivata. Infatti, vi basti pensare che nonostante la Corea abbia una popolazione di poco più di 50 milioni di abitanti, nel 2022 i coreani si sono classificati al primo posto a livello mondiale, a livello globale, per la spesa pro capite, spendendo 16,8 miliardi di dollari. E in questo modo superando popolazioni molto molto più grandi, come per esempio quella degli Stati Uniti o addirittura della Cina. Quindi, giusto per farvi capire che questo fenomeno è veramente portato all'estremo in Corea. Anche nel periodo del Covid, quando diciamo l'economia mondiale ha ricevuto un forte freno, perché ovviamente c'era il lockdown, comunque le persone cercavano di risparmiare perché magari non tutti potevano andare a lavoro. Ecco, il Covid in Corea non è riuscito a fermare la vendita di prodotti di lusso e addirittura nel 2022, quindi proprio verso la fine del periodo Covid, per alcuni marchi come per esempio Moncler,
i guadagni e i ricavi sono più che raddoppiati in Corea. E a questi si seguono tutti gli altri brand, c'è Prada, per esempio, che ha detto che comunque durante la pandemia c'è stato un calo in generale nella regione Asia-Pacifico. Però in Corea c'è stato un aumento e questo fenomeno, quindi questa diciamo ossessione nell'avere prodotti di lusso si può ben notare se guardate i profili dei coreani su Instagram, per esempio, in cui non solo le persone magari più famose, gli influencer o chi comunque ha di base comunque un buono stipendio, ma anche le persone comuni sfoggiano giorno dopo giorno borse firmate, vestiti firmati e appunto li mettono nei social proprio per dimostrare il loro status sociale. Ma non solo prodotti di marca, c'è anche una cosa che in Corea viene chiamata hokans, che è una combinazione tra le parole hotel e vacanza, quindi hokans, ed è sostanzialmente un getaway, quindi fare il weekend un paio di giorni, una notte, in un hotel di lusso. Spesso nemmeno in un'altra città, cioè nel senso tu vivi a Seul, ti prendi una giornata per andare in un hotel di lusso sempre a Seul e ti fai la spa, vai in piscina, naturalmente postando tutto sui social network perché insomma queste cose vanno mostrate e quindi ci sono queste hokans, cioè pensatevi voi se abitate a Roma o a Milano, non è che vi viene in mente di prendervi un hotel da 500-600 euro a notte solamente per andarvi a fare un giro in piscina in quell'hotel nella stessa città in cui siete, cioè magari lo andate a fare in un'altra città, ecco, in Corea è proprio una cosa ad un altro livello. Tra l'altro c'è anche una nuova moda che è proprio quella di andare a mangiare nei ristoranti super premiati, raffinati, eccetera. Anche lì è stato coniato un nuovo termine per definire questo tipo di pasto. Diciamo che probabilmente anche a causa appunto dei social network ci sta questa tendenza a mostrare e a vivere come hobby, proprio come hobby, una vita lussuosa. Ora quindi sorge il dubbio, ci sono tanti dubbi. Uno, prima di tutto, come se lo possono permettere, perché effettivamente non è che sono tutti ricchi questi coreani, ma questo poi ve lo spiegherò nella seconda parte del video. E poi, proprio alla base, ci si domanda da cosa sia spinta questa grande richiesta, soprattutto da parte dei più giovani, per appunto beni di lusso. Da una parte è motivata perché è aumentato comunque il potere d'acquisto, quindi i coreani hanno più soldi da spendere e ovviamente li spendono come loro meglio credono. E appunto una seconda motivazione è proprio quella che ci tengono a mostrare, a esteriorizzare la loro posizione sociale, che secondo loro appunto è associata a che tipologia di vacanze fanno o che tipologia di borse hanno. Questo comunque è un discorso che ovviamente vale per la Corea, come in generale può valere anche per tante altre nazioni. Innanzitutto, di base, la popolazione coreana ha un po' questo desiderio che è intrinseco di crescita proprio a livello economico e questo si può vedere proprio anche a livello storico. Infatti, l'espansione del mercato di lusso è proprio legato alla globalizzazione del paese. Come già ripetuto più volte, la Corea è una nazione che si è sviluppata in modo estremamente veloce, è cresciuta molto in particolare negli anni 80 quando i coreani hanno effettivamente iniziato a viaggiare all'estero. Viaggiando all'estero hanno scoperto il mondo dei beni di lusso e se ne sono innamorati. Non che non sapessero dell'esistenza di questi prodotti, però fino agli anni 70 c'era molto controllo per quanto riguarda le importazioni, c'erano delle tasse molto molto alte e molte appunto restrizioni, specialmente per i beni di lusso, quindi venivano considerati una super rarità, quindi non qualcosa di accessibile a tutti. La situazione però è cambiata nel 1988 quando ci sono state le Olimpiadi, con la scusa che appunto ci sarebbero state le Olimpiadi, il governo ha deciso di allentare un po' la presa, abbassare le tariffe per l'importo e da quel momento sono iniziate ad arrivare in Corea tutti i vari marchi di lusso europei. Quindi immaginatevi la popolazione coreana che fino ad ora vedeva i marchi di lusso, anche una semplice borsa di Louis Vuitton, come una cosa irraggiungibile perché praticamente all'interno del mercato economico coreano non esisteva, all'improvviso tutti, per quanto poteva essere costosa, la potevano acquistare. Era una cosa per loro incredibile. È un punto di vista molto diverso dal nostro, in cui siamo sempre stati abituati a vedere negozi di Louis Vuitton, è sempre stata una cosa accessibile per noi. Loro se la sono vista all'improvviso diventare accessibile.
e quindi l'hanno percepita in un modo molto più forte rispetto a quello che possiamo percepirla noi. Un altro punto di svolta appunto è stato il fatto che i coreani hanno cominciato a viaggiare molto più all'estero. Infatti fino agli anni 80 i viaggi di piacere all'estero erano praticamente impossibili, a parte che c'erano pochi passaporti, venivano rilasciati pochi passaporti, ma oltre a quello won all'epoca valeva molto poco, i prezzi dei biglietti aerei erano impossibili. Io ho questo ricordo del mio vecchio datore di lavoro in Corea, che la prima volta che è andato in Europa, lui comunque era di una famiglia benestante, però il biglietto aereo al prezzo di oggi, diciamo con il cambio euro won attuale, lo aveva pagato 3.000 euro, cioè 3.000 euro un biglietto in economy. Tutt'oggi una famiglia normale ci pensa due volte prima di prendere un biglietto aereo da 3.000 euro, quindi giusto per fargli capire quanto fosse difficile per i coreani magari riuscire a visitare l'Europa all'epoca. Fatto sta che comunque nell'89 le restrizioni sono state allentate, l'economia comunque coreana si è sviluppata, anche il cambio euro won è migliorato, quindi è diventata anche una cosa più accessibile alla massa. Con appunto l'aumento dei viaggi si è contato che più di 1 milione di persone poi in quell'anno sono andate all'estero, 1 milione di persone su 50 milioni, cioè veramente una cifra molto importante, e appunto andando all'estero hanno potuto vedere di persona tutti i vari marchi di lusso e toccare con mano quello che per loro era una cosa che magari vedevano solo in televisione. Ovviamente associato a questa cosa, come vi ho detto, c'è stato un boom economico, quindi anche il loro potere d'acquisto è aumentato, il GDP ha avuto proprio un'impennata negli anni 90, nella metà degli anni 90, cioè per dirvi il GDP è passato da 1870 dollari che era nel 1980 a superare i 10.000 dollari, proprio una crescita folle, e ovviamente con questo appunto è aumentato anche il potere d'acquisto e si sono ritrovati ad avere più soldi da spendere. I coreani parlano veramente molto molto di soldi, molto spesso anche tra amici, cioè si sente questa competizione: ah guarda, sono stato preso in questa azienda, faccio questa cosa, mi hanno dato questo bonus, quindi c'è molto questa cosa di ostentare il proprio status sociale anche tra madri, ostentare lo status sociale dei figli. Oh, ma guarda, mio figlio è stato preso di qua, mio figlio è stato preso di là. Cioè, secondo vari sondaggi è anche stato dimostrato come in Corea il possesso, il semplice possesso di oggetti di lusso sia considerato fondamentale per evitare sentimenti di insignificanza e inadeguatezza sociale. Tra le varie dicerie, i modi di dire, in Corea c'è anche il fatto che una volta raggiunti i 30 anni bisogna per forza possedere almeno una borsa di un qualche marchio importante, perché viene quasi preso come una cosa, una sconfitta, una deprivazione se uno non possiede almeno una borsa di Louis Vuitton, diciamo, entro i 30 anni. E questa cosa, il fatto proprio di dimostrare di avere dei beni di lusso, porta a persone che magari non ce li hanno i soldi per comprarli, perché voglio dire, non tutti possono permettersi 2-3 mila euro di borsa, porta queste persone magari ad acquistare anche prodotti falsi. C'era stato per esempio lo scandalo della ragazza che aveva partecipato a Singles Inferno, che si era presentata a Singles Inferno indossando vestiti contraffatti. Lei è un influencer, proprio per mantenere questa sua immagine di ragazza ricca, bla bla bla, si è addirittura scoperto che molto spesso comprava vestiti contraffatti proprio per riuscire a mantenere questo suo livello di immagine, che sennò sarebbe stato per le sue entrate probabilmente una cosa impossibile da sostenere. E in Corea più che mai è molto vero l'effetto Veblen. È praticamente l'effetto Veblen, un effetto economico che veramente la Corea lo dimostra perfettamente, che succede quando la domanda di un determinato bene di lusso va a aumentare con l'aumento dei prezzi. Quindi non è che più costa meno persone lo vogliono, ma più costa più le persone lo vogliono comprare. Per esempio, prendiamo l'esempio di Chanel. Chanel ha avuto dei continui aumenti di prezzo negli ultimi anni, e questa cosa non è che ha ridotto le persone, i coreani che andavano da Chanel a comprare, anzi no, ha creato delle file, perché più aumentava di prezzo più le persone si mettevano in coda per poterlo comprare. Cioè veramente, voi se andate in Corea al centro commerciale noterete che ci sono le code di persone che aspettano davanti ai negozi di Chanel, Louis Vuitton eccetera, per poter entrare e comprare. E un altro effetto che in Corea è molto presente appunto è l'effetto del vicino, che appunto si basa sulla soddisfazione della propria vita attraverso il confronto con gli altri, ed è appunto il motivo
per cui tutte queste persone vanno a comprare beni di lusso, dicono: cavolo, ce li ha, tutte le persone che conosco hanno la borsa di Louis Vuitton, perché io non ce l'ho, la devo comprare anch'io. Quindi l'effetto del vicino. Poi sicuramente avrete visto notizie online, soprattutto adesso veramente la Corea sta bombardando di news sul fatto che la natalità in Corea è ai minimi storici, veramente, cioè la più bassa al mondo. E in realtà proprio il fatto che la natalità continua a diminuire è correlazionato al fatto che invece la vendita di beni di lusso continua ad aumentare. Infatti nel 2023 la maggior parte, gran parte dei consumatori di marchi di lusso sono stati millennial e Gen Z. Il 41,7% infatti erano ragazzi tra i 20 e i 30 anni. È stato calcolato che i ragazzi tra i 20 e i 30 anni che acquistano appunto questa tipologia di prodotti sono più del 40%. Questo perché ci si trova in una società in cui crescere un figlio costa troppo, comprare una casa è impossibile perché costa troppo, soprattutto perché devi comprare la casa nel determinato quartiere, in un determinato palazzo, perché sennò sempre la cosa del vicino, no? Bisogna paragonarsi agli altri. E di conseguenza non pensando di sposarsi, non pensando di avere figli, non pensando di dover comprarsi la casa, si ritrovano con i soldi risparmiati che dicono: boh, vabbè, li posso anche benissimo utilizzare per comprarmi un bene di lusso. Quindi, diciamo, i soldi risparmiati che una volta andavano verso la famiglia, verso un futuro, adesso vengono utilizzati da utilizzare ora. E la cosa in realtà sta andando a peggiorare, cioè si tratta sì adesso di ragazzi principalmente dai 20-30 anni, però c'è un nuovo fenomeno che è entrato a far parte della vendita dei brand di lusso ed è il K-pop. Infatti avrete notato che negli ultimi anni gran parte degli ambassador di brand di lusso, Prada, Hugo Boss, chi vuole, qualsiasi brand internazionale di lusso che volete, ha come ambassador BTS, Blackpink, IMINO, insomma tutte le celebrity coreane sono ambassador di un qualche gruppo che ha prodotti di lusso. E soprattutto per quanto riguarda gli idol, quindi BTS e Blackpink, perlomeno in Corea, sono gruppi che sono seguiti sì anche da ventenni e trentenni, ma il K-pop di base è seguito anche da ragazzini, bambini delle elementari e delle medie e delle superiori. Il che implica che ora ci sono proprio ragazzini, bambini che vedendo i loro idol, che utilizzano una determinata borsa, un determinato capo, vogliono naturalmente anche loro averlo e quindi la richiesta per i beni di lusso sta ricevendo delle richieste da un pubblico veramente, veramente molto, molto giovane. Questo parte appunto in Corea. Ora, voi dite, vabbè, se questi coreani tengono tutti questi soldi, ma vogliono comprarsi beni di lusso, che ben lo facciano? Qual è il problema? Ognuno è felice nel modo che ritiene, insomma, migliore. Il problema è che questa cosa non è sostenibile per una serie di ragioni, perché i coreani i soldi per comprarsi questi beni di lusso in realtà non ce li hanno. Infatti, se da un lato abbiamo che la Corea è la nazione al mondo che compra più prodotti di lusso, dall'altro lato abbiamo la Corea che è la nazione con il debito personale più alto al mondo. Infatti, le famiglie coreane sono indebitate fino al collo e non si parla qui di prestiti studenteschi, o che ne so, il mutuo per la macchina, il mutuo per la casa, ma in particolare del debito causato dalle carte di credito, in particolare per i giovani. E qui adesso vi spiegherò come effettivamente questi coreani riescono a permettersi di comprarsi tutti questi beni di lusso. Partiamo dal fatto che nel 1997 c'era stata la crisi finanziaria. La Corea necessitava di un modo per rinvigorire, un po' per stimolare, diciamo, l'economia. Hanno scelto come modo quello di iniziare a dare carte di credito a tutti, dando dei limiti improponibili. Questo perché, dando più possibilità, più potere di acquisto alle persone, le persone avrebbero acquistato di più e quindi avrebbero stimolato l'economia. Nel corso degli anni, quindi, il numero di società che emettevano carte di credito è cresciuto, hanno allentato i limiti di credito per appunto invogliare i titolari delle carte di credito e gli analisti hanno affermato che questo trend dello spendere tanto con le carte di credito non dà assolutamente segni di rallentamento, in particolare tra i giovani. I giovani infatti sono i più indebitati nella nazione con prestiti totali che sono pari al 270-300% del loro reddito annuo. Quindi solo per saldare i debiti dovrebbero lavorare tipo 3 anni senza spendere nulla per riuscire a saldarlo.
questa è una situazione generalizzata. Infatti il 21% delle persone con un'età compresa tra i 19 e i 39 anni ha appunto visto il proprio rapporto debito-reddito superare il 300%, il 21% della popolazione di questa fascia di età. E questo com'è possibile? Perché in Corea le carte di credito non funzionano come in Italia. Parliamo per i coreani, perché poi per gli stranieri è sempre diverso. Comunque tu coreano ti puoi fare la carta di credito senza sostanzialmente dimostrare nulla. Io per esempio ho una carta di credito, mi hanno fatto una carta di credito con limite di spesa mensile attorno ai 10.000 euro in un momento in cui nemmeno lavoravo in un'azienda, quindi per loro io potevo non avere reddito, però mi hanno messo il limite della carta a 10.000 euro mensili. Cosa c'è? Qual è il problema ulteriore a questa cosa? Non solo i limiti molto alti, ma il fatto che in Corea si può pagare qualsiasi cosa a rate, quindi una borsa da 1.000 euro che uno dice vabbè ci pensi due volte prima di pang sganciare 1.000 euro, no? Però se loro ti dicono ma guarda questa borsa costa 1.000 euro ma puoi tranquillamente comprarla a rate di 50 euro per 2 anni. Se poi ovviamente dovete pensare che questi 50 euro per 2 anni hanno gli interessi, quindi quello che voi state acquistando, che potevate acquistare a 1.000 euro, in realtà poi lo andrete a pagare molto 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 di più, perché ogni mese ci sono gli interessi da pagare. Ovviamente uno dice vabbè cavolo, sono solo 50 euro al mese, ma che mi cambia? Niente. 100 euro al mese magari non mi cambiano così tanto, però posso avere la borsa che tutti vogliono. E quindi loro iniziano a pagare tutto 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 diviso a rate. Ipoteticamente una borsa che mi costa 1.000 euro, se io la pago a rate da 100 non mi cambia più di tanto, quindi magari ne posso prendere il mese dopo un'altra e poi un'altra ancora. E poi vuoi non mettere la cena di lusso da questa parte oppure la hokkansa, appunto la vacanza in hotel, dall'altra. Quindi questa cosa di pagare tutto a rate non fa effettivamente capire quanto la persona sta effettivamente spendendo, e ti ritrovi in una situazione in cui tu magari il debito l'avresti già pagato tutto se non fosse per gli interessi, però gli interessi sono talmente alti che ti ritrovi ogni mese a continuare a ripagare il doppio di quello che avresti pagato sostanzialmente, e quindi non riesci mai a coprire il costo della carta di credito, perché più avanti vai con i mesi più aumenta i soldi di interessi che devi dare, e insomma ti ritrovi per forza di cose indebitato, appunto come sta succedendo ai giovani ragazzi coreani. E quindi ecco svelato come i coreani si possono permettere tutti questi prodotti di lusso, e soprattutto perché i coreani hanno questa ossessione per i prodotti di lusso. Spero che questo argomento sia stato interessante, vi possa aver dato un po' degli spunti di riflessione su com'è la società di oggi in Corea. Cioè diciamo che la situazione in Corea è proprio portata all'estremo, in versione magari un po' più ristretta è generalizzata anche in altre nazioni, però veramente il livello che sia in Corea è proprio portato all'estremo. Vorrei sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!